Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con il nostro TG e con le news del mondo, ragazzi. Adesso iniziamo con una notizia interessante. Parliamo di sport. Nell'ultimo anno sono aumentati i tifosi allo stadio di Bergamo per sostenere l'Atalanta. I sostenitori sono cresciuti del 4,8%. Nel 2018 sono stati quasi 19.000 i supporter sugli spalti. In generale, sono aumentate le presenze allo stadio nel campionato di Serie A. Sapete qual è stata la partita più vista? Il derby Inter-Milan, al Meazza di Milano, con 78.000 di spettatori. L'aeroporto di Orio al Serio ha raggiunto un nuovo record, chiudendo l'anno con un aumento dei passeggeri del 4,9%. Sono quasi 13 milioni le persone che hanno volato da Orio, 600.000 in più rispetto al 2017. Orio al Serio è diventato il terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri, alle spalle di Roma, Fiumicino e Milano Malpensa. Parliamo delle bollette più care. Come ogni anno arrivano i rincari, in particolare per il gas. L'autorità di regolazione dell'energia ha affermato che per il gas dal 1 gennaio si registrerà una crescita dei prezzi del più 2,3%. Questo significa che in un anno ogni famiglia dovrà pagare 105 euro in più. Una buona notizia per l'Università di Bergamo. Finalmente potrà assumere più professori. Il nostro Ateneo è una delle università più virtuose d'Italia, cioè con il basso grado di indebitamento. Questo permetterà di assumere 31 docenti ogni 10 pensionamenti. Secondo il rettore dell'Università di Bergamo, ora il futuro è più sereno. Quest'anno si anticipano i tempi per iscriversi a scuola, subito dopo le vacanze di Natale, dal 7 al 31 gennaio. È già attivo il portale per le iscrizioni online dei futuri alunni dalle classi iniziali di ogni ordine e grado. Perché cominciare così presto? L'organizzazione scolastica vuole avere il tempo per riuscire a nominare tutti gli insegnanti in tempo per l'inizio della scuola a settembre. Spesso ci lamentiamo di dover aspettare troppo tempo per fissare una visita specialistica da un medico, ma c'è un rovescio della medaglia. Le persone che prenotano visite ed esami senza poi presentarsi e senza informare gli ospedali. A Bergamo ci sono state più di 10.000 visite fantasma. Si tratta di un comportamento dannoso che porta ad allungare le liste di attesa. Il famoso studio Bozzetto, che fa cartoni animati, ha realizzato 5 video educativi per spiegare come comportarsi all'uscita e all'entrata di scuola. Questi video sono stati voluti dal Comune di Bergamo e dall'azienda di trasporto pubblico ATB. Il messaggio è quello di lasciare l'auto a casa e andare a scuola a piedi o in autobus. Filippo Cosumano ha solo 10 anni, ma è già campione d'italiano di bicycle motocross. Si allena 3 volte a settimana con la sua squadra, il Caravaggio Offroad. Il suo sogno è di partecipare alle Olimpiadi. Filippo ha cominciato a praticare questo sport con la bicicletta quando ha visto una pista per motocross. Dalla quinta di Rosciato è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao, mi chiamo Giovanni e oggi ho fatto il cameraman. Ciao, sono Giorgio e ho fatto il segretario di edizione. Ciao, mi chiamo Benny. Oggi ho fatto ciacchista. Ciao, io mi chiamo Rossella e oggi ho fatto la regista.